l'area delle precipitazioni, proprio molto più ovest, era su Pavia. Da Pavia si sta spostando verso nord-est, quindi per ora il sistema temporalesco multicellulare si sta spostando verso nord-est, quindi non sta colpendo l'area appena a sud di Milano, proprio Emanuele Basilio. Ecco, la zona delle precipitazioni in movimento. Sembra che si stia formando una nuova cerca più est. Ora a nord-est di Pavia si sta spostando verso nord-est questa volta, questo sistema nuvoloso. I venti sono cambiati, prima erano dal nord-est, adesso provengono dal temporale, per cui stanno favorendo il movimento. Luce è scarsa, ma sono appena le 14, anzi le 13. Sono appena lì. 14.06 per la precisione. Il sistema temporalesco sta avanzando. Ora pare che la mesoscala si stia muovendo verso nord-est e non più verso nord-ovest, o almeno probabilmente si sia divisa in più celle. Ora il radar purtroppo non ce l'abbiamo sotto mano. Le fulminazioni ci sono ovviamente nella zona di precipitazioni. Sì, pronto? Non lo so. Oh, il sistema si sta muovendo adesso verso nord-est.
vuol dire che più probabile che ci becchi. Adesso sta per iniziare a piovere, sono cascina Vione. Adesso vediamo un attimino. Mettili tu i cartoni, perché se cadono i palloni grandi. Va bene, ciao. Direzione principale delle precipitazioni è nord-est, quindi si sta muovendo verso Milano, ma passando dal sud-est milanese. Ora iniziano le precipitazioni e direi proprio che chiudo, perché sennò la videocamera va a quel paese. Precipitazioni violentissime, siamo pieve sud-ovest, si sta già allagando tutto. Temperatura è calata da